Ciao amici, ben ritrovati. Di chi parliamo oggi? Manco a dirlo, di un signore che di fotografia ne ha masticata tanta e ce n'ha tramandata, insegnandocela davvero, davvero molta, con i suoi tre, la sua trilogia sul negativo, lo sviluppo e la stampa, che veramente hanno lasciato il segno nella storia. Questo, come vedete, è un libro bello sostanzioso, 400 foto. Molto molto interessante. Mi sono messo quindi un po' di segnalibri per parlare delle immagini. Intanto guardiamo questo libro, una copertina, un cartonato sovrastampato. Questo non è il libro che si definisce un libro elegante, un libro fatto per essere sfogliato con il piacere di soffermarsi sull'immagine fotografica. Questo è una sorta di testimonianza, di eredità fotografica di Ansel Adams. 400 fotografie, quindi è chiaro che non possono stare, pur in un libro così corpulento, non possono starci tutte nel massimo splendore, costerebbe una follia. Invece una cosa che forse non vi ho fatto vedere prima, è uscito a $40, io l'ho pagato, mi sembra, 35 euro, uno dei primi anni degli euro, quindi sì, mi sembrava anche tanto, però ci ho studiato così tanto e continuo a farlo perché, signori, stiamo parlando di questo giovanotto, perché è segmentato per i comparti dei suoi vari stadi evolutivi, e questo fotografo che risponde al nome di Ansel Adams ha veramente insegnato a tutti noi il paesaggio americano e quindi il paesaggio. Belle immagini penalizzate da una stampa che non è l'obiettivo primario, diciamo, di questo libro, perché lo abbiamo detto, sarebbe costato chissà quanti soldi. Questa probabilmente l'avrete vista tante volte, è la foto di Ansel Adams sulla sua vettura col banco ottico per innalzarsi ulteriormente, nonostante si possa osservare da qui una sorta di decentramento composto, però a volte non basta nemmeno, e quindi eccolo così. 400 immagini, ecco qui quello che vi raccontavo, e cioè dal 1916 al 1930 Yosemite and the Ike Sierra. Poi il 31 e 39 la nascita del gruppo F64, dal 40 al 49 National Park and Monuments, e poi Conservation e Publication Commissions. Chiaramente arrivarono anche tutte le immagini commissionate. Ma quello che è importante anche, oltre alle fotografie sue che sono da studiare, anzi ne parliamo fra poco, anche lo sviluppo di questo grande artista, lo sviluppo, non, scusate il gioco di parole, non tanto appunto del negativo, ma la maturazione nel corso degli anni. Ecco, ogni tanto io mi lamento che vado via con la mia camera magari appoggiata sul cavalletto, ma qui sembra veramente la passione di Cristo, e al posto della croce c'è questo 8-10 caricato a spalla con un cavalletto ben diverso dal mio, ma fa parte sempre del personaggio, cosa che io non mi arrischierei a fare, perché almeno con la testa che ho io. E qui vediamo anche la sua progressione negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, 50 e 60, finché insomma arriva ad essere un signore anche di una certa età. Si parte con le prime opere, io ve ne faccio vedere solo qualcuna perché vi confesso che sono stato in grandissima difficoltà sul scegliere quale mostrare, perché sono delle opere ciascuna. Guardate questa quanto è bella, formale, perfetta, giochi di luci, ombre, ci stanno tutte dentro. E a proposito di luci e ombre, molti non sanno che Ansel Adams, almeno a mio avviso, ma insomma pare essere parere condiviso da molti, è un ottimo ritrattista. Ritratti ambientati come questo di Gottardo Piazzoni nel suo studio di San Francisco. Magistrale, non c'è molto da dire, è magistrale. La cascata delle luci mi ricorda il Caravaggio per certi aspetti, per certi contrasti, ma anche di lettura, questo panneggio della camicia, sono opere straordinarie, c'è poco da fare.
Andiamo avanti, intanto cresce il nostro amico fotografo e ci troviamo nella Yosemite Valley, che praticamente è stata un po' la sua casa di adozione, perché è lì che ha trascorso anni e anni. In che cosa? Nella ricerca dell'impossibile, cioè di registrare tutto nel negativo, quindi attraverso l'esposizione, quindi il sistema zonale che tutti noi conosciamo. Con la seconda sfida, perché questo è il fotografo bianconerista, la seconda sfida è quella dello sviluppo. Ecco perché molti prediligono avere il grande formato, per la possibilità di elencare sulla singola piastra, quindi nel singolo scatto, i dati che poi serviranno allo sviluppo, cosa che è impossibile fare su un rullino che presenta più esposizioni, perché ovviamente non saranno tutte identiche. In piccolo non rendono merito, ma comunque anche in piccolo sono veramente godibili. Ah, qui ce ne sono due tra le mie preferite in assoluto, questa la vedremo anche in un altro libro, è la Pine Forest and Snow di Yosemite National Park. Questa è una foto del 1933, a 90 anni questo scatto, nel 2023 in cui vi sto parlando oggi, un'altra bellissima. A me non solo non è mai capitato di trovare uno scenario come questo, ma anche quando ci sono capitato non sono comunque ancora riuscito a mettere insieme tutto quanto. Le luci altissime bruciate dalla neve, la neve bruciata, le ombre scurissime e questi grigi. Ecco la sfida che lui ha sempre rincorso nella sua vita attraverso questi tre libri che sono caposaldi della fotografia: esposizione, sviluppo e stampa. Anche se poi come fotografo, come stampatore, è ricorso molto spesso, guardate che bella anche questa, molto spesso ad altri che, essendo la stampa una forma d'arte, egli per primo riconosceva che forse c'era qualcuno che aveva così studiato di più questo aspetto. Anche questa sembra una foto tutto sommato, non dico banale, insomma è una cascata, a parte che è la cascata Nevada di Yosemite Park, ma è ripresa così bene, con un tempo così preciso, che oggi col digitale potremmo metterci lì a fare un sacco di prove e forse ci verrebbe anche questa, ammesso poi di riuscire a mettere tutti questi toni dal bianco al nero, ma un conto è farlo con un apparecchio di grande formato e con uno scatto singolo. E questa è un'altra immagine che mi piace tantissimo, l'ho vista anche in grande questa, ho visto anche il reprint di una stampa su sua commissione, quindi insomma fatta come si deve, è straordinaria. Poi per gli amanti del paesaggio è il Captain, eccolo qua, ripreso in tantissime sue immagini, del resto non per niente il capitano nella Yosemite. Arriviamo verso l'ultima parte, dove ho scelto anche di mettere più di qualche foto perché si apprezza proprio il suo percorso. Una foto che sembra ancora una volta banale. Io sfido oggi a riuscire a farla con questa intensità, e poi comunque ripeto, lo dico tante volte, un conto è riuscire a fare 60 anni fa una foto tutto sommato innovativa e così ardimentosa nel soggetto, è un conto farla oggi. E questa? Straordinaria. Straordinario proprio questa nuvola d'acqua. Certo, c'è un paesaggio che non ha pari, però il paesaggio ce l'abbiamo anche noi. La nostra Italia è ricchissima di spunti, bisogna avere le capacità, e quelle non le abbiamo tutti, se no saremmo tutti degli Ansel Adams. Ancora un'immagine molto cara alla sua produzione, cioè gli alberi, gli alberi al margine del bosco, soprattutto le betulle, aspen nel New Mexico, nella parte nord del New Mexico. Anche qui avete senz'altro provato a fotografare una betulla, il tronco di una betulla ha una luminosità rinfrangente elevatissima, farla stare dentro la pellicola insieme ad altre tonalità di grigio è assolutamente, assolutamente difficile, se non quasi impossibile. E ancora alberi, eccoli qua, questi tronchi, queste sono le sequoie, sempre nella California. E ancora un'altra immagine molto conosciuta di Ansel Adams, con
questo primo piano, con questo basculaggio, col dorso probabilmente per enfatizzare il primo piano, lavorava con l'8x10, ancora qui, guardate ancora sequoie, insomma immagini straordinarie. Il libro poi si conclude come con una sezione che ricapitola quello che avete visto nel libro, che abbiamo visto nel libro, ma questa è un'altra foto straordinaria, quella della staccionata, ma anche i legni bruciati, lì proprio lui racconta che fu una sfida, poi ci sono i geyser che ha fotografato a lungo, e per ogni immagine c'è la didascalia con insomma con un po' di storia che è molto interessante leggere, e poi tutto l'indice con i titoli, ovviamente le cose di rito, il soggetto, l'indice per soggetti, è una breve, dico veramente breve perché sta in queste poche righe, biografia di Ansel Adams. Ve lo consiglio assolutamente se volete imparare, se volete soprattutto avere in un unico libro la produzione di Ansel Adams attraverso le fotografie principali, con una buona resa di stampa. Non è il miglior libro fotografico, però è resa bene, leggibile, soprattutto ispira, e ogni volta che lo sfoglio poi mi viene voglia di andare a fotografare nei miei posti preferiti. A voi tutti amici grazie, e vi aspetto alla prossima.